Si riferisce scherzosamente così come abbiamo fatto noi al suo declino a Hollywood la foto postata da Sarah Michelle Gellar su Twitter. L'ex Buffy l'ammazza vampiri dell'omonima serie TV non è certo una tra le donne più in voga dello star system, almeno in questo preciso momento storico. Dopo una parentesi fortunata avvenuta negli anni 90, la Gellar ha fatto poco in televisione, pochissimo se si tengono in considerazione gli elevati standard hollywoodiani con i quali ogni star, o aspirante tale, deve necessariamente fare i conti prima o dopo. Finita l'epoca di Buffy, Sara è tornata al cinema con il film horror The Grudge, ma non ha mai fatto moltissimo altro. Consapevole per prima del rallentamento subito dalla sua carriera, l'attrice ha pubblicato su Twitter una foto provocatoria che la mostra intenta a vendere limonate in un chiosco super accessoriato e dotato dei più moderni comfort. A 37 anni, Sara ha acquistato il diritto di fare della sana autoironia anche su un argomento delicato come può essere quello legato alla carriera. Oggi, lavora esclusivamente all'interno della serie TV The Crazy Ones e, volendo, avrebbe tutto il tempo per integrare i suoi guadagni puntando su un'attività secondaria particolarmente richiesta in estate. Quale miglior modo di farsi pubblicità se non invitando i suoi 300.000 followers a raggiungerla per acquistare un bicchiere di dissetante limonata? Meno spazio alla carriera in favore della famiglia. In realtà, il graduale allontanamento della Gellar dalla televisione americana è da imputarsi soprattutto a una sua precisa scelta. Sposata con il collega Fede Prince Jr. Dal 2002, ha cercato di ritagliarsi il maggior tempo possibile da dedicare ai suoi figli. Dalla loro relazione sono nati, infatti, Charlotte e Rocky, due bambini meravigliosi ai quali Sara si dedica anima e corpo. Essere madre è il dono più grande che mi è stato dato. Ho avuto l'onore di plasmare la vita e di vederla crescere. Cerco di godermi al massimo il tempo con i miei figli. E quanto di più prezioso possegga. Buffy è cresciuta e ha scelto di godersi la vita. E se anche questo implica il dover fare rinunce importanti, nulla è paragonabile all'orgoglio di sentirsi madre. Chi se ne frega.